Le sospensioni dell'auto erano marce e i buchi dell'asfalto dovuti al gelo appena passato portavano all'inferno. Gabbio guidava e Pece masticava saliva nel sonno con la testa unta abbandonata sul finestrino. Le nuvole erano eiaculazioni precoci su un lenzuolo umido e la puzza di muffa dei sedili ricordava urina di gatto. Nonostante tutto, i finestrini elettrici funzionavano ancora e fuori erano già le 10 di mattina. Gabbio abbassò i cristalli e la guancia di Pece si tirò come pasta fresca fino al mugolio di dolore. «Svegliati, idiota!» «Mi hai fatto male, coglione!» «Dove siamo? Parla bene!» «Dove cazzo siamo? Parla bene!» «Cazzo, che male! Voglio un caffè!» «Adesso lo prendiamo», disse Gabbio. «Tanto devo pisciare, cacare, togliermi le scarpe, mangiare una merda e telefonare». «A chi?» rispose mugolando ancora il fratello. «Telefono a madre, gli dico che siamo vivi». «Bravo, mi hai fatto male». «Guardalo qui, Bartabacchi. Sei contento? Ci fermiamo qui». «Ma dove siamo?» «Ferrania. Miniere e tossici. È un posto. E per Savona? Mezz'ora, bimbo. Hai dormito bene? Ammazzati». La camicia marrone a fiori di Gabbio era incollata allo schienale. Il sudore da decubito l'aveva resa trasparente, mentre il resto dell'abbigliamento non faceva altro che compiere ruoli minori: jeans tagliati al ginocchio e un paio di scarpe col tacco di vernice nera portate senza calze. Pece, diversamente, portava una dolce vita gialla stretta come una canzone inglese, un paio d'occhiali da sole color miele e pantaloni da sci che si aprivano blu su un paio di piedi gonfi e sporchi adagiati su ciabatte in gomma. La macchina si fermò nel piazzale a fianco al bar. Era una Citroen squalo, beige, ammaccata sul tettuccio. I due scesero cominciando a stirarsi come dei ginnasti sbronzi, tossendo e sputtando gargarismi di soddisfazione, cominciando a camminare verso l'entrata del bar. «Lascia i finestrini giù così che si asciughi un po' e ordinami un caffè lungo. Anzi, no, aspetta, che sennò diventa freddo». «Signora, il bagno? Ci vuole la chiave, tenga. E quella là è la porta». «Grazie, lei è un angelo. Ah, lui è mio fratello. Gli faccia un caffè doppio che è stanco, ha guidato tutta la notte». La vecchia del bar, rigida, non fece altro che fare il caffè, zoppicando mezzo metro alla volta. Pece intanto si era preso una brioche dalla vetrina opaca, seduto a un tavolo e aperto un giornale a caso, sbriciolandosi addosso e sul pasticcio di piedi e ciabatte. La vecchia mise il caffè sul bancone, ma Pece non si mosse dalla sedia, costringendola a fare il giro per portarglielo. «Grazie, signora. Mi porta anche un bicchiere d'acqua naturale fuori dal frigo, per favore?» «Va bene», rispose la vecchina. Da lontano lo sciacquone srotolò feroce, contemporaneamente al gesto dell'acqua versata nel bicchiere. Gabbio uscì, ancora intento ad abbottonarsi i pantaloni, e non chiuse la porta. «Signora, sapesse che soddisfazione, dopo si sta meglio. Come si sta meglio. Tenga la chiave. Mi fa un caffè lungo, per favore?» «Questo è per lui», indicando il bicchiere d'acqua. «Non stia a fare tutta la strada, gliela porto io, mio fratello». Il fratello smise di guardare il giornale e girò la testa verso il bancone, sempre con gli occhiali sul naso. «Ha un telefono pubblico, signora?» «No», rispose lei, «ma se vuole vendo ancora le schede». «Per il telefono pubblico?» «No, dei telefonini, le ricariche». «Ah, no, non ce l'abbiamo il cellulare, signora. E ne fa panini?»
Certo, lo vuole mica prima del caffè? Gabio, fanne fare uno anche a me, prosciutto e maionese, disse il fratello. Senta, signora, faccia così. Lo bevo adesso il caffè, poi mangio dopo. Va bene così? Grazie, signora. La vecchia allora si girò lentamente ed entrò in cucina, arpeggiando la tenda a perline di plastica colorata che dividevano il bancone dalla retrobottega. C'era silenzio. La strada fuori era un rettilineo sconnesso, incastrato tra due file di case popolari del dopoguerra. Era un sabato. Il sole caldo stava già facendo evaporare l'umidità dai sedili. Savona era inquinata e il caffè lungo perdeva temperatura lentamente. I due fratelli, separati da 3 metri, stavano zitti. C'erano delle briciole in terra. La vecchia affettava il prosciutto con la testa china. I due panini erano fasciati da tovaglioli bianchi, già un po' stanchi ai fianchi per colpa della maionese che strabordava. No, guardi, ho cambiato idea, li portiamo via, li mangiamo in macchina, c'è ancora molto per Savona, signora? Mezz'ora? Mezz'oretta, se non trovate traffico. Bene. Cosa le devo, signora? Mi dica. La vecchia allora prese la penna e su un foglio di carta strappato male cominciò a scrivere numeri, veloce, fino a dire 5,20 €. Quanto costano i panini, signora? 1,50 €, rispose. Per due fanno 3. Il caffè 70, ma quello di suo fratello 90 perché è seduto al tavolino. L'acqua 60 centesimi, 5,20 in tutto. Pece, hai 20 centesimi? Pece scrollò la testa chinata di nuovo sul giornale per dire no, non li ho, ma continuò a leggere. Un altro silenzio molto lungo. Ho 50 euro intere, signora, se no solo 5, disse Gabbio. La vecchia prese i 5. Non disse nulla. Alzati, Pece. Tieni questi che andiamo, signora. Buona giornata e grazie. I due scomparvero da dietro la porta, salirono in macchina e Gabbio si tolse le scarpe e indossò le infradito del Brasile che prese dal bagagliaio. Dobbiamo chiamare madre prima di arrivare, ricordamelo. Alla prima cabina mi fermo, non hai moneta, hai detto, vero? E cazzo, tieni bene quei panini. Pece infilò la mano nella tasca ed estrasse una manciata di monete che mostrò lentamente con orgoglio al fratello. Ti ci affogo nella moneta, stronzo. Ma tu non hai neanche pisciato, come cazzo fai? Fregatene, dammi una sigaretta e parti perché non ne ho più voglia. Posò i panini sul cruscotto, malamente. La macchina alzò una nube di polvere circolare e si allontanò con tutto il suo contenuto verso la destra del paese, là in fondo, di fronte al bar. Non rimase nulla. La vecchia intanto prese la scopa e la paletta e a mezzi passi si avvicinò al tavolo. Il giornale era aperto su una pubblicità, una famiglia sorridente, tutti sommersi dalle briciole di brioche e la marmellata. Lo scrollò in terra e poi lo chiuse e lo mise assieme ai quotidiani. La marmellata rimase in mezzo. Cominciò a spazzare, piegandosi a fatica per le briciole sotto il tavolo, poi tornò indietro. Le ciabatte di stoffa le permettevano di trascinarsi senza rumore. Svuotò la paletta dentro al bidone, dietro al banco frigo, poi ricominciò la strada verso la porta del bagno, lentamente. Si fermò con la mano sulla maniglia, prese la chiave della grossa tasca del pastrano, la infilò e diede 2 giri. Cominciò a singhiozzare, anziana, composta, educata. Il tragitto comportava circa 20 passi. Aveva avuto paura in quella 20 minuti. Si fermò in mezzo alla sala, asciugandosi le lacrime con la manica, come una bambina. 20 passi. 20 minuti. E la paura che nell'immediato
non avrebbe potuto confessare a nessuno.